Salve e benvenuti alla primissima puntata di Planet Cinema, nuova rubrica online interamente dedicata al mondo dei film. Come nostro primo argomento abbiamo deciso di dedicarci a un evento glamour, un evento clou, un evento importantissimo. Stiamo parlando della 86esima edizione degli Academy Awards. Sì, dei premi Oscar magari, perché non tutti. Ah, certo, non tutti... Stiamo parlando della 86esima edizione degli Oscar, dei premi Oscar. Ed è questo il motivo per cui siamo vestiti in questa maniera. Da red carpet. Quest'anno la premiazione sarà presentata da Ellen DeGeneres, ma anche in Italia, non vi preoccupate, potrete seguirla in diretta su Sky Cinema 1 nella notte tra domenica 2 marzo e lunedì 3 marzo. Se non avete Sky, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook, ovviamente Planet Cinema, dove potete interagire, commentare, dire le vostre preferenze, gioire per la vittoria di un attore che a voi piace o magari... incazzarvi a morte per la vittoria di un altro che detestate. Noi vi seguiremo passo passo durante tutta la nottata commentando le varie vittorie e i vari premi assegnati. In questa puntata noi andremo ad analizzare meglio alcune... categorie, le categorie principali, a cercare di fare qualche pronostico sui possibili vincitori. Qualche curiosità. Anche, sì. Ci sarebbe piaciuto dedicare più tempo anche alle categorie minori e quelle tecniche, però ovviamente... certo, non abbiamo... mi avete voluto escludere. Non fate caso al mitomane che ha appena parlato in sottofondo, è un pazzo di cui ci libereremo al più presto. Comunque, stavamo dicendo, andremo ad analizzare appunto alcune delle categorie più importanti, le categorie cosiddette principali, che sono migliore attrice non protagonista, miglior attore non protagonista, migliore attrice protagonista, miglior attore protagonista, miglior regia e miglior film. Come ogni anno ci sono degli Oscar che sono già stati assegnati, sono come in questo caso l'Oscar ad Angelina Jolie. Sì, si chiama così, è un po' sconosciuta, in effetti fatica a ricordarsela. Fica. Angelina Jolie che ha vinto l'Oscar per le attività umanitarie. Avremmo voluto molto che Angelina Jolie si attivasse umanitariamente anche verso di noi. Ci fanno anche dei gesti eloquenti dalla regia. Comunque, Planet Cinema. E poi ci sono gli Oscar alla carriera. Quest'anno due celebrità, due artisti verranno insigniti di questo grandissimo privilegio. Che sono Angela Lansbury, che detta così so che non vi dirà niente, ma se vi dico Jessica Fletcher, signora in giallo, esatto, fate i dovuti scongiuri. Noi stiamo pregando per la sicurezza di tutte le persone che saranno lì in diretta a Los Angeles domenica, che Dio ve la mandi buona. E l'altro Oscar alla carriera lo vuoi dire tu? No. Devi dirlo. Dillo. Steve danno. Martin. Steve Martin sarà premiato, la sua carriera sarà suggellata da un premio Oscar, avete capito bene, alla carriera. Al Pacino ha mai vinto un Oscar alla carriera? No. No. De Niro? No. E Steve Martin sì. Steve Martin. I misteri dell'Academy. Parliamo di un argomento che sicuramente ci fa più piacere. Fa più piacere proprio a noi italiani, perché finalmente 16 anni dopo la vittoria di Roberto Benigni con La vita è bella, un film italiano è il favorito numero uno alla conquista della statuetta nella categoria miglior film straniero. La grande bellezza. Stiamo parlando della grande bellezza di Paolo Sorrentino. Non ci dilungheremo a parlare molto di questo film, della sua possibile vittoria, perché sarà argomento di discussione di una delle prossime puntate. Noi ci limitiamo solamente a fare un grandissimo in bocca al lupo a Paolo Sorrentino, a Tony Servillo, a tutto il cast e a tutto il gruppo della grande bellezza. Entriamo nel vivo della puntata e andiamo a vedere la prima categoria che andiamo ad analizzare nel dettaglio. Sto parlando del premio per miglior attrice non protagonista. Le nominate sono Sally Hawkins per Blue Jasmine, Jennifer Lawrence per American Hustle, Lupita Nyong'o per 12 anni schiavo, Julia Roberts per I segreti di Osage County, June Squibb
per Nebraska. Ecco, abbiamo visto le candidate e possiamo dire siamo tornati enormi da un po'. Sì, non c'è più niente lì in alto a destra. Mi ero perso su Jennifer Lawrence. A chi lo dici? Questo, diciamo, tra le categorie che andiamo ad analizzare, è il premio più combattuto, più incerto, e si risolve tutto in una lotta a due tra la meravigliosa Jennifer Lawrence e Lupita Nyong'o. Lupita Nyong'o che è brava, sì, in 12 anni schiavo. Sì. Piange, urla, urla, piange. Viene frustata e picchiata dall'inizio alla fine. Comunque, vabbè, a parte questo, non è che ce l'abbiamo con Lupita Nyong'o, ci mancherebbe, è stata molto brava. Però ci piace sottolineare Jennifer Lawrence perché la sua interpretazione è stata molto più ampia, più sfaccettata, con momenti di simpatia, di momenti più drammatici, ci ha fatto ridere. Un'interpretazione completa e molto, molto matura, soprattutto considerando che Jennifer Lawrence deve ancora compiere 24 anni. E questo è proprio l'ostacolo più grande che forse la separa dal premio, perché Jennifer Lawrence, come molti di voi ricorderanno, ha già vinto lo scorso anno il premio come migliore attrice per Il lato positivo. Se vincesse quest'anno, in questa edizione, sarebbe la più giovane attrice ad aver vinto due premi Oscar. E come sappiamo, l'Academy non ama nemmeno molto premiare due volte consecutivamente lo stesso attore. Sì, non è successo moltissime volte. Cinque volte. L'ultima volta è successo nel 93-94, mi sembra, sì. E vinse Tom Hanks. Sì, giusto. Con Philadelphia e Forrest Gump. Quindi, hai studiato. Non, sì. Lupita Nyong'o, comunque al di là di 12 anni schiavo, sì, non so quanti anni abbia. Lupita Nyong'o ha 30 anni, quasi 31. Non so esattamente quando è nata, so che è del 1983, so che è keniota. Sì, che ha fatto quel documentario sull'albini in Kenya. Sì, sulla discriminazione degli albini in Kenya, documentario che è stato tra l'altro premiato, considerato, sembra un ottimo lavoro. Comunque una ragazza in gamba, e sentiremo ancora parlare di lei, ma noi speriamo che quella sera, quando Christoph Waltz aprirà la busta, non dica il suo nome, ma dica Jennifer Lawrence. Voi due, io no. Oh mio Dio. La previsione di Planet Cinema è Jennifer Lawrence premio Oscar. E staremo a vedere se la spunta su Lupita Nyong'o. Andiamo a vedere la prossima categoria. La categoria in questione è quella del migliore attore non protagonista. Andiamo a vedere i candidati. Il primo leggilo te perché non so pronunciarlo. Nemmeno io, speriamo di non prendere una querela. Barkhad Abdi per Captain Phillips, Attacco in Mare Aperto. Jonah Hill, The Wolf of Wall Street. Michael Fassbender per 12 anni schiavo. Jared Leto, Dallas Buyers Club. E Bradley Cooper per American Hustle. E abbiamo visto anche i candidati al premio come miglior attore non protagonista. Qua, rispetto alla categoria prima delle ragazze, è sì, è un discorso quasi pare chiuso, ecco. Quasi chiuso, insomma, è un po' un pronostico che sembrerebbe molto molto facile da fare. Il favorito numero uno è appunto Jared Leto, il coprotagonista di Dallas Buyers Club. Sicuramente ha dato una grandissima prova da attore in questo film, ha dimagrito moltissimo per interpretare il ruolo di questo transessuale malato di AIDS. A me è piaciuto molto, mi è sembrato che sia riuscito anche, come dire, a non trasformare il proprio personaggio in una macchietta, perché poi quando fai un personaggio appunto così al limite, il rischio più grande è quello di scimmiottare un carattere senza dare spessore, senza dare sfumature. Sembrava molto a suo agio nella parte. Cosa vogliamo dire su di lui? Che è anche un cantante, sì, anche famoso. Un forse musicista. Più famoso come musicista. Lui è il frontman e leader del gruppo 30 Seconds to Mars. Per quanto mi riguarda, l'Oscar deve andare a Jonah Hill, perché è fantastico, fantastico, genio. Comunque, io faccio i complimenti anche a Michael Fassbender, sì, che in 12 anni schiavo è veramente odioso. Il suo personaggio,
appunto questo proprietario di una piantagione totalmente cattivo. Quindi è stata un'ottima interpretazione. Diciamo che sono cinque nomi, tutti molto, molto forti. Anche Barkhad Abdi, se l'ho detto bene, insomma, l'ha spuntata al BAFTA, è riuscito a vincere il premio a sorpresa come miglior attore non protagonista. Stiamo parlando di un attore somalo praticamente sconosciuto. Somalo. Poi Bradley Cooper che si conferma dopo la nomination dell'anno scorso nel lato positivo come attore importante. Allora, noi di Planet Cinema ci sentiamo comunque di votare Jonah Hill. Jared Leto, il probabile premio Oscar Jared Leto è meritatissimo e quindi complimenti a Jared Leto. Jonah Hill, genio. Ma andiamo oltre adesso e passiamo ad analizzare la prossima categoria in gara, che è quella di migliore attrice protagonista. E le candidate sono Amy Adams, American Astor, Kate Blanchett per Blue Jasmine, Sandra Bullock, Gravity, Judi Dench per Philomena e, poteva mancare, Meryl Streep, I segreti di Osage County. Esatto, Meryl Streep, arrivata alla 18ª candidatura in carriera, record assoluto, ormai la nominano anche se fa la pubblicità del McDonald's. Ora basta, detto cioè, con affetto, fuori, lascia spazio alle giovani attrici tipo Amy Adams, no? Prendiamo la palla al balzo. Amy Adams non è esattamente la pretendente numero uno, diciamo che è l'outsider. Però Amy Adams a noi piace particolarmente anche per un motivo preciso. Lei è nata a Vicenza, perché il padre è militare, che era a distanza da Aviano, dove lei è cresciuta. Pensate famosissima che, Aviano. Certo. Pensate che Amy Adams appunto è rimasta così legata alla sua infanzia, che ha chiamato la sua figlia primogenita Aviana, appunto. Quindi anche per questo, ma soprattutto perché Amy Adams è una grande attrice, giunta alla quinta nomination in 6 anni, noi un po' simpatizziamo per Amy. Che nome è Aviana? È bella questa cosa che abbia scelto, no, di ricordare in qualche modo la sua infanzia italiana, no? Aviana. Vogliamo dire chi è però la vera pretendente all'Oscar come miglior attrice protagonista? Dico io? Dillo tu. Judi Dench per Philomena. Che cazzo stai dicendo? No? No. Riprova, va. La vera pretendente al premio come migliore attrice è Sandra Bullock. No, non è Sandra Bullock. La pretendente all'Oscar nella categoria migliore attrice protagonista è saltata la linea, ma l'abbiamo detto che chi è la pretendente, si è sentito? Kate Blanchett per Blue Jasmine, che probabilmente vincerà il suo secondo Oscar. Esatto, perché ha già vinto un Oscar nel 2005, però come migliore attrice non protagonista per The Aviator di Martin Scorsese, dove interpretava, devo dire, sontuosamente il ruolo di Catherine Hepburn. Noi scommettiamo su Amy Adams, ma probabilmente vincerà Kate Blanchett, che ha fatto man bassa di tutti i premi precedenti, dal Critics' Choice Awards, Screen Actors Guild, Golden Globe, BAFTA. E BAFTA! Si è sbaftata tutto. Possiamo dire una cosa però, che al BAFTA, quando è stata premiata, Kate Blanchett ha deciso di ricordare Philip Seymour Hoffman in maniera molto sentita, molto, molto toccante. Come voi sapete, Philip Seymour Hoffman è scomparso lo scorso 2 febbraio a seguito di un'overdose di eroina. E noi di Planet Cinema vogliamo ricordarlo dedicandogli interamente la nostra prossima puntata, nella quale ripercorreremo la vita e la carriera di questo straordinario attore. Ma andiamo ancora oltre, andiamo a vedere un altro premio molto 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 caldo, molto molto importante. L'Oscar al migliore attore protagonista. Le nomination: Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street, Christian Bale per American Hustle, Bruce Dern
Nebraska. Chutel Ejiofor per 12 anni schiavo. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club. Ok, come avrete potuto sentire dal tono di voce di Lorenzo, lui non stima molto Matthew McConaughey. No, per niente. Vuoi spiegarci anche perché? Perché, cioè, partiamo da un concetto. Matthew McConaughey probabilmente vincerà lui l'Oscar quest'anno. Sì. Ora, è possibile che vinca Matthew McConaughey l'Oscar? Ha fatto una grandissima interpretazione. Ma cosa ha fatto una grandissima interpretazione? Ha perso 30 kg, ha fatto una grandissima dieta. Questo fino allo scorso anno faceva le pubblicità di Dolce & Gabbana a petto nudo, con un pettorale grosso come la mia testa. Sei geloso della tartaruga di Matthew McConaughey. Ma l'Oscar non è un premio che si dà al più bello. Ma si certo, dà al più bravo. E bisogna vedere anche una sorta di carriera. Probabilmente vincerà lui. Io ricordo che nella cinquina c'è un certo Leonardo DiCaprio. Poi parla te di Leonardo DiCaprio, perché se no io mi incazzo. Bene, allora, Leonardo DiCaprio è tra gli attori viventi forse il più snobbato dall'Academy. È giunto alla quarta nomination, ma avrebbero potuto essere sicuramente 7-8 nomination, nessuno si scandalizzerebbe. 4 nomination per lui a 39 anni sono un insulto. Noi tifiamo per Leonardo DiCaprio, che in The Wolf of Wall Street è straordinario. È incredibile, un'interpretazione fantastica, davvero. Immenso DiCaprio. Genio. Va bene, comunque Leonardo DiCaprio è il nostro favorito. Tifiamo per Leo, forza Leo. Io qualche parolina anche per Ejiofor la spenderei. Sì, merita. Proprio non dovete far vincere DiCaprio, fate vincere Chiwetel. Come è successo al BAFTA, dove è stato premiato come migliore attore. Lui è un attore teatrale. Sì, teatrale, provenienza shakespeariana. È stato nominato al Laurence Olivier Award, forse il premio più importante nel teatro inglese. O anche al cinema ha recitato con grandissimi registi come Steven Spielberg, come Alfonso Cuarón, come Spike Lee. E qua in 12 anni schiavo. Una prova molto interessante, intensa, nella quale mette in risalto tutte le sue capacità di attore drammatico. Quindi, ricapitolando, probabilmente vincerà Matthew McConaughey per la pubblicità. Perché ha fatto un film per Dallas Buyers Club. Vuoi dire qualcosa di Matthew McConaughey? Allora, io ho apprezzato Matthew McConaughey, sì, voglio dire questo. Secondo me ha nel senso, aveva l'espressività di un attaccapanni, quindi, cioè, se noi mettevamo un attaccapanni con una giacca, un cappello e due baffi finti e lo sventolavamo così, avevamo l'interpretazione di Matthew McConaughey. Non possiamo dire che sia un Oscar del tutto immeritato. Sicuramente Matthew McConaughey, come abbiamo già detto, non ha fatto la carriera di Leonardo DiCaprio, però la singola interpretazione in Dallas Buyers Club è notevolissima, di grandissimo spessore. E poi guardatelo anche voi, o chi lo ha già visto di voi, fateci sapere chi preferite tra Leonardo DiCaprio e Matthew McConaughey. Siete d'accordo con me? Siete d'accordo con lui? Fatecelo sapere. Bene, allora andiamo a vedere la categoria come miglior regia. Io? No, non è ancora il tuo momento, Arnaldo. Nella categoria miglior regia i candidati sono Alfonso Cuarón, Gravity, David O. Russell per American Hustle, 12 anni schiavo per Steve McQueen. Steve McQueen per 12 anni schiavo. Martin Scorsese per The Wolf of Wall Street. Alexander Payne per Nebraska. E questi sono i candidati alla statuetta come miglior regia. Anche qua abbiamo, diciamo, un... Qui la facciamo molto breve noi. Allora, il candidato principale è Alfonso Cuarón per Gravity. E l'outsider è Steve McQueen per 12 anni schiavo. Steve McQueen è il suo terzo film. I precedenti lavori come lungometraggio, appunto, sono stati Anger e Shame, film che sono stati
apprezzati moltissimo dalla critica e dal pubblico di nicchia amante del cinema. Se non li avete visti, vi consigliamo di vederli. Straordinario Fassbender in entrambi. Esatto. Alfonso Cuarón è il favorito numero uno. Io spenderei qualche parola per gli outsider, appunto, per Steve McQueen già abbiamo detto. Vogliamo dire anche qualcosina su David O. Russell, perché è riuscito a fare qualcosa di fantastico. Per il secondo anno consecutivo è riuscito a infilare un attore per ogni categoria. Tutte e quattro le categorie attoriali vedono un attore di American Hustle candidato. Già c'era riuscito lo scorso anno, ricorderete, con Il lato positivo. Quindi David Russell si conferma grandissimo direttore di cast e di attori, anche se sembra che abbia un rapporto tremendo con i propri attori. Se sembra che sul set di Three Kings si sia preso a pugni con George Clooney. Ora, non sappiamo se sia vero o meno, ma quello che sappiamo per certo è che riesce a far rendere i suoi attori alla grande, a fargli dare il meglio. Comunque, chi non prenderebbe a pugni George Clooney? A me sta simpatico George. Prenderei più a pugni Dujardin, il suo alter ego francese. Beh, Martin Scorsese, c'è poco da dire. Martin Scorsese quest'anno, lui non è stato mai un regista particolarmente amato dall'Academy. Pensate alla carriera fantastica e a tutti i capolavori. E poi gli diede l'Oscar per Departed. A tutti i capolavori che Martin Scorsese ha regalato al cinema mondiale, come Taxi Driver, Toro Scatenato. E poi gli danno l'Oscar per Departed. Esatto, e poi ha vinto l'Oscar per Departed, una remake di un film coreano, mi sembra, non vorrei sbagliare, comunque di un film asiatico. Questa è l'Academy. Noi diamo per favorito Alfonso Cuarón. Aspettiamo l'iPad. Esatto. Miglior film, i candidati sono 12 anni schiavo, anche la regia Steve McQueen, American Hustle di David O. Russell, Capitan Phillips, attacco in mare aperto, regia di Paul Greengrass, Dallas Buyers Club di Jean-Marc Vallée, Gravity di Alfonso Cuarón, Lei di Spike Jonze, Nebraska di Alexander Payne, Filomena, regia di Stephen Frears, The Wolf of Wall Street, Martin Scorsese. Ok. Martin Scorsese. E anche qua abbiamo un candidato molto 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 forte alla vittoria finale, che è 12 anni schiavo. Penso siano due le N. 12 anni schiavo. 12 anni schiavo di Steve McQueen, che ha già vinto BAFTA, ha vinto Golden Globe, ha vinto praticamente tutti i premi precedenti all'Oscar, tra i più importanti. E noi abbiamo visto il film e cosa possiamo dire? Sicuramente è un film che rientra in quelli che sono i canoni dell'Academy, che predilige spesso premiare storie realmente accadute. Io personalmente l'ho trovato un po' lento. Sì, Steve McQueen non è proprio un cineasta dai ritmi vorticosi. È proprio quelle inquadrature tenute lì, minuti che sembrano ore. A me è sembrato invece tutto sommato un bel film di questi candidati, sicuramente. Secondo me lo salvano gli attori. La prova degli attori sono ottime, però non dobbiamo mai pensare alla buona prova dell'attore come se fosse qualcosa di negativo. Fa parte del film la prova dell'attore, quindi influisce anche sul premio al miglior film. Certo. No? Quindi bravissimi gli attori, ottima ricostruzione storica del periodo. Gli altri film, quelli che Il mi sembrano... Il lupo di Wall Street. Quelli... The Wolf of Wall Street. Sì, The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street è un gran bel film, divertente. Diciamo forse il film più divertente tra quelli di Martin Scorsese, no? Che ricorda per stile narrativo un po' Quei bravi ragazzi, La voce fuori campo che ricorda,
Casino. Che va a ritroso, Casino. Anche, grazie. Sì. E poi abbiamo... È il primo intervento che fa, che serve a qualcosa. Poi abbiamo, come abbiamo già citato prima, i vari Gravity, Nebraska. Gravity che dovrebbe vincere, insomma, i premi sì, tecnici, dovrebbe portare, no? Vabbè, e la regia, quindi diciamo impressionante che... se avete visto qualche speciale qua e là, come hanno girato Gravity in questo cubetto privo di qualsiasi cosa, hanno girato con questi... questi attori attaccati a dei filetti in questa stanzetta che simulava l'assenza di gravità, senza niente proprio. E gli Oscar tecnici dovrebbero portarseli tutti a casa meritatamente. Per la stragrande maggioranza. Poi ci abbiamo American Hustle, che dovrebbe portarsi a casa il premio per la miglior sceneggiatura originale. Sì. Film in... divertente, interessante, fino carino, a un certo punto. Direi una prestazione corale del cast stratosferica, più che altro. E poi, insomma, American Hustle, a parte la sceneggiatura, potrebbe vincere anche i costumi. Lì c'è anche il Grande Gatsby. C'è anche il Grande Gatsby, che è un forte film candidato. Merda, un film di merda totalmente, però, i costumi rendono. Carini. Anche il trucco. Io vorrei citare due cose. Un film che lei, Her, perché è rimasto fuori comunque dalla cinquina, Joaquin Phoenix. Ah, Joaquin Phoenix, sì, dalla cinquina è rimasto fuori come miglior attore, insieme anche ad altri, a Tom Hanks e a Robert Redford. Tra i grandi esclusi io vorrei fare un passo indietro al miglior attore non protagonista, perché Daniel Brühl, attore che interpreta Niki Lauda nel film Rush di Ron Howard, è stato stranamente escluso dall'Academy, mentre tutti gli altri premi lo hanno candidato a miglior attore non protagonista, perché pensate, l'Academy ha considerato la sua performance da attore protagonista e quindi è rimasto escluso dalla cinquina. Ma Rush non è candidato come miglior film, no? No. Neanche l'abbiamo appena letto. Neanche il film d'animazione Frozen. Frozen, sì. Non l'abbiamo letto. Al film? No, al è film. Solamente al miglior film d'animazione. Che sarà probabile vincitore, Frozen. Sì, vabbè, chi se ne frega. Chiudiamo con le ultime due. Facciamo una cosa, dividiamoci. Il mio... miglior film rimane 12 anni schiavo ed è anche il candidato più probabile alla vittoria. Personalmente mi piacerebbe che vincesse The Wolf of Wall Street, perché secondo me è costruito in una maniera geniale. Bene, questi sono i candidati e le nostre preferenze. Fateci sapere, scrivete, commentate, fateci sapere chi è il vostro preferito, chi sono i vostri preferiti e perché, e se ci sono degli esclusi secondo voi clamorosi. Insomma, fateci sapere tutto quello cliccate che volete. Mi piace alla pagina Planet Cinema, mi piace alla pagina Planet Cinema, così la notte degli Oscar avrete tutti gli aggiornamenti in tempo diretto. Noi vi aspettiamo quella sera. Vi aspettiamo quella sera, ma vi daremo anche sempre attraverso la pagina di Facebook in questi giorni che ci separano dalla premiazione tutti gli aggiornamenti, tutte le news, tutte le curiosità. Ricordiamo quale sarà l'argomento della prossima puntata. L'argomento della prossima puntata sarà il ricordo di Planet Cinema alla vita e alla carriera del grandissimo Philip Seymour Hoffman. Quindi vi aspettiamo alla prossima puntata con il grande Philip Seymour Hoffman. Grazie e arrivederci. Andiamo a farci una sigaretta, su, forza, vai, parla di Alfonso Cuarón. Va bene, noi ce ne andiamo. Quindi avrebbe potuto anche